ce la illustri. Ci illustri la, la moto. Eccola. Kit per il lavaggio. Kit per il lavaggio. I pezzi che mi hanno smontato. Allora, paramotore. Ha messo il paramotore, paramotore. L'accessore, il paramotore, c'è il cambio elettronico, sì. Le maniglie del passeggero, la borsa da serbatoio. Sì, le maniglie del passeggero, questa. Manca il paramotore, sì, perché il paratelaio è arrivato. Sì, il paratelaio, sì. Poi abbiamo messo all'interno, ci potrebbe essere il modulo Bluetooth. C'è il modulo Bluetooth, esatto. E il cavo come me l'hai fatto mettere, arrivare? Ho visto seguito. Poi c'è anche il USB, la prima USB. Sì, per la prima USB. Cioè, dove dicono di metterlo loro. Cavo USB. È messo qua sotto la serra. Perché seguo un gruppo su Facebook. Eccolo. È messo qua. Cavo USB, poi ti riguardi il video. Esattamente come si fa. Bravo. Mattia, se mai io uso solo il wow, ma ci sta pensando il telefono in carica? Anche la realtà è messo in carica. Ci ci vuole una prolunga. Cioè, bisogna, sì, bisogna maschio femmina, una, Amazon, esatto, prolunga. Vabbè, il cavetto del telefono, il cavetto del telefono lo passi da qualche parte, lo puoi uscire da qualche parte. Per le borse laterali poi si attaccheranno qua, giusto? Perché ho visto le borse laterali, Givi ancora non. Borse laterali originali non esistono. Bisogna vedere chi le fa, cosa frutta, quali attrezzi. Quella che mi hai fatto vedere hanno supporto. Hanno il telaietto, grande telaietto laterale per forza. Perché sì, no. C'è il telaietto che ti attacca lì. Sì. La targa è ben fissata, c'è chi ha perso la targa, lo sai? Eh? C'è chi ha perso la targa per strada perché non gliel'avevano fissata. Il gruppo di Facebook ho visto tutti. Poi c'è chi mi diceva che, ma è stupenda, è bellissima. Bello questo. È vero, è la cosa più importante, sembra, che sembra che faccia parte della carta. È vero, non è quella cosa brutta. Quella fare scandalosa. Oh. Tipo quella là, no? Vedi? Sì, c'ha il perno là. Che bella. Con quella di prima, la via così. Sì, è vero. Allora Isa? Ah, oh, non sapremo te. Ma poi lo possiamo rivedere, tipo queste placche che non c'entrano niente col colore della moto, dovevano essere nere, anche queste o grigie. Vedi? Vedi l'occhio fine della ragazza. Della ragazza. Sì, sì. Le smuti le fai venire a polvere. Ma sì, sennò anche qui c'è scuro piuttosto. Bella. Poi venire a polvere viene come questo. Ma il cambio automatico è già... Il cambio elettronico funziona, bisogna... Bilaterale, giusto? Sì, però bisogna stare attenti perché sotto i 1500 giri non funziona. Quindi okay. Se vai troppo di giri bisogna usare la frizione. Poi consiglio, se fai prima seconda e vai in città, vai piano, sì, usa la frizione. Certo. Poi sopra i 1500 giri non c'è problema. Non buttare sul gas, lasci il gas aperto, lo fa da solo. Punti la marcia dentro, guasa. È meglio ancora che tirare sul gas, esatto, perché rischia di puntare. Invece così si lascia aperto e metti. Quando scali marcia, chiudi il gas e basta. Poi butti giù la marcia. Mi fa vedere come si stacca questo. Fa la sclerotina. Qua, pressione. Ma cos'è pressione? No, basta schiacciare qui. A sgancio rapido. Però mi scusi, non è che se uno per sbaglio mentre va si sgancia, no? Vola via. Sotto? C'è dei pulsanti di là. No, perché sai, per sbaglio. Invece è un livello bello. Del radiatore, non lo vediamo. Beh, poi vi spiego tutto, perché vi devo spiegare. Abbiamo delle pari conti, però noi possiamo iniziare. Vabbè, se per adesso un po' allora. Sì. Sotto la sella, come avete visto, c'è la nostra presa per la diagnosi, questa qui è il solenoide dell'avviamento che ha il suo fusibile, questa è la scatoletta dei fusibili, i vari relè, la presa USB e ovviamente la batteria. La batteria
bisogna che sia sempre efficiente, perché la moschetta, essendo iniezione, se scende sotto un certo voltaggio la centralina non dà il consenso per l'avviamento. Quindi compreremo manutentore. Ma io la userò sempre la moto, anche se la uso. No, se la usate sempre. Se la usate sempre il problema è quando la moto sta ferma. Non ho fatto neanche la sospensione, perché d'inverno. Perché se la moto sta ferma. Covid permettendo, perché a volte c'è blocco della. Giro per Arenzano. Lei ha la fortuna di essere in un motoclub che va via tutte le domeniche. E una cosa importante: se staccate la batteria per qualsiasi motivo, ricordatevi di farlo, di aspettare almeno un minuto dopo aver spento il quadro. Per la centralina. Spegni il quadro, la centralina. Sì. Non farlo subito. Sì. E un'altra cosa: se staccate la batteria, accertatevi prima di ripartire che il cambio elettronico sia attivato. Perché staccando la batteria. E come si fa a vedere? Vi faccio vedere poi dalla strumentazione. Ah, dalla strumentazione. Cioè l'attivazione. Sono curiosissimo. Ho sentito un sacco di cose, ora vediamo. Sì. Poi, vabbè, sto la sella. Sì, non ci sta niente tanto. No, vabbè, i documenti. Ma nemmeno, ci stanno i documenti? Sì, i documenti, il libretto ci sta. Okay. Noi li teniamo sempre. È una moto da donne? No, non è una moto da donne, perché le donne ti portano dietro la casa e quindi l'hanno capito. Ah, è vero. Era già tipo le borse, no? Vabbè, la borsa ce l'hai. La chiave ovviamente, la chiave c'ha il chip, quindi c'ha l'immobilizer. Codificata. Dentro c'è la, è codificata, qui c'è l'antenna. E scusa, io riprendo intanto. C'è la strumentazione Doni, quindi da una segnalazione rossa. Vuol dire che la moto è difesa da qualche cosa, in questo caso dall'immobilizer. La stessa spia serve eventualmente se uno volesse montare un impianto d'allarme, la moto è già cablata, già pronta per avere un impianto d'allarme. Predisposto. La spia lì poi serve per le varie segnalazioni che ti dà il telecomando, eccetera, eccetera. Poi la chiave, ovviamente anche il serbatoio. E questo, dunque, l'avviamento gira a destra, devi tirare la frizione, non toccare assolutamente l'acceleratore, premi il pulsante d'avviamento e la moto si mette in moto. Mi raccomando la frizione, perché se non tiri la frizione la moto non parte. Il cavalletto? Il cavalletto, se è giù, non c'è problema. Okay. Se inserisci la marcia, la moto si spegne. Okay. Il cavalletto deve essere ovviamente. Perfetto. Questo è il blocca sterzo, giri lo sterzo a sinistra, premi, senza tenere premuto, giri. Okay. E lo metti in posizione orizzontale, vedi che il blocco sterzo poi uscì. Se non ci trovi, devi trovarci il punto. Certo. Se metti la chiave in posizione parcheggio, occhio perché si accende la luce di posizione di parcheggio e alla lunga si mangia la batteria. Se uno chiude così sbadatamente senza pensarci, è chiaro. Poi si mangia la batteria. Poi i comandi sono semplicissimi, le quattro frecce d'emergenza si attivano ovviamente con la chiave, perché puoi spegnere la moto, allontanarti dalla moto con le quattro frecce accese. Se lo vuoi spegnere anche senza chiave si spegne. Dalla parte sinistra c'è il clacson, il tasto per cambiare la mappatura, le frecce che hanno in questo momento un ritorno automatico. Perfetto. Si possono settare in tre modi, diciamo modo base che sarebbe per ritorno automatico, un modo un po' più avanzato che se tu tieni premuto più a lungo la freccia dura più a lungo, se tu eri breve dura meno, però il sistema classico è quello base, quindi. Se no poi c'è la selezione manuale, che devi prendere e spegni comunque, però è meglio automatico, perché ho visto che tiene conto. Non è che è una cosa che è solo a tempo, tiene conto anche del fatto se tu stai fermo al semaforo con la freccia accesa finché non riparti, Poi questo qui è il tasto home della strumentazione, questi sono i vari tastini per navigare. Adesso vediamo. Allora, tanto per le mappature, se schiacci qua ti compaiono le mappature. Okay. Questa è la road, poi con la freccetta subito lì vai su rain. Ok. E basta. Cioè road e rain, Road e rain. Beh, esatto. Già per la sua. No, buono. E infatti, la onda non c'è. Poi, ok, fermiamo. La strumentazione si presenta così, la parte superiore c'è l'indicatore della marcia, il livello della benzina, il contagiri e il tachimetro. Nella parte inferiore c'è il computerino di bordo. Computerino di bordo qua c'è ovviamente.
il trip, quello che stato fatto io per andare a fare benzina. Sì, chilometri. Questo certo. Diciamo che se lo vuoi azzerare, quindi produce il tempo, okay, la media dei chilometri orari. Mm-hmm. I parziali, perché poi ci sarà, esatto, il totale. Parziale. Parziale, vedi, c'è sempre le freccette, sì, così vedi, devi usare le freccette orizzontali. Certo. Vai sul secondo trip, che è quello totale, gli stessi dati. No, no, questo qui riporta, sono parziale, i due trip. Ah, ok. Ce ne sono due, quindi okay, se vuoi azzerare, quindi abbiamo fatto 10 minuti, 15, arrivo alla 7 di media, 2 km ora. Se vuoi azzerare, lo azzeriamo, okay, si azzera. Poi andiamo avanti, qui c'è il livello della benzina, qui ti dice il consumo istantaneo, quanti chilometri di autonomia e la media del consumo. Poi andiamo avanti, questo qui è liquido, temperatura dell'acqua, probabilmente si accende la varietà, certo, quando, certo, si scalda, okay, il motore. Questo qui è l'intervallo di servizio, in chilometri. 1000 chilometri, giusto? Sì, da 800 a 1000, guarda. Perché vedo lì 794. Cioè. Sì, da 800 a 1000. Ma noi a fine mese ci vediamo, a fine lunedì, questa è l'umidità dello schermo. Umidità dello schermo? La luminosità. No, luminosità. Okay. Luminosità, se vuoi diminuire, certo, c'è più o meno. Magari di notte se dà. Allora, nelle gallerie si diminuisce automaticamente o rimane fisso? No, rimane l'illuminazione, fisso. Rimane, rimane fisso. Ma no, io, okay, che devo fare? Penso ci fosse il sensore di luminosità. Una doppia illuminazione che magari da bianco diventa nero. Sì, 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 sì. Turno, no. Questo non è fatto. Dunque questo qui invece vabbè, c'è l'orologio, la data, e quando c'è questa videata qua sparisce l'indicatore della marcia da qui e rimane qua, okay, evidente, più evidente. Okay. Poi qui ci sono le funzioni, questo qui è per l'USB. La musica, sì. Sì. Poi c'hai il Bluetooth. Il volume. Alzare il volume. Questo qui è per l'applicazione per la navigazione. Me la devo installare, bisogna che me la tiro giù dal cellulare, sì, l'applicazione. Dunque, sì, la navigazione. E poi c'hai il menu principale. Il menu principale devi schiacciare qua e c'entri dentro. Ci sono i riding mode, ci sono le mappature, quindi c'è freccia a destra, okay, ci sono le mappature rain e road, che sono composte da ABS, quindi la risposta dei freni, la risposta del gas, map sarebbe per quello del gas, e controllo della trazione. Okay. E adesso se noi andiamo dentro ad ABS vediamo che c'è l'ABS road, okay, che non possiamo cambiare. Se andiamo nella mappatura per quello del gas, okay, posso scegliere per rain e road, cioè nel senso che ci sono due mappature, ma le due mappature sono leggermente modificabili, cioè nel senso io metto la mappatura rain, però non mi piace che la moto abbia una risposta più morbida del gas, mi piace avere sempre la stessa risposta, okay, del gas, allora ci metto mappatura del gas. Road. Ho capito, posso mixare, sì, le puoi cose. Puoi mixare un po' le cose. Okay. Questo sia per la mappatura rain che la mappatura road. Poi se hai fatto che non ti ricordi, per ripetizione a valore, ma qui ci sono due mappature, quindi sì, è facile. Ok. Mettiamo road comunque. Sì, poi. Poi il setup della moto, ecco questo qua. Se voi staccate la batteria, accertatevi che TSA sia attivato. Ok. Perché se vai giù, vedi, se evidenzi questo, e poi questo lo disattivi. Ok, che sarebbe il cambio automatico. Il cambio elettronico. Cambio, esatto, elettronico, quick shift. Perché se stacchi la batteria può succedere che si disattivi. Poi gli indicatori, esatto, di direzione, come dicevo, hanno le tre funzioni, base, avanzata e manuale. Come ho detto prima, adesso la base è la più comoda. Sì, va bene. Infatti viene invece di fabbrica così. Il controllo della trazione si può disattivare. Esatto, con questa funzione qua lo puoi disattivare. Quando è che serve disattivare il controllo della trazione? Se fai un pezzo di sterrato, se c'è il controllo della trazione, facilmente la ruota dietro, certo, tira magari a scivolare, ma non vado e non riesce ad andare avanti perché ti taglia la potenza, quindi è meglio disattivarlo. Però se dovessi fare un pezzo di sterrato, occhio ai freni, perché l'ABS non è disinseribile, okay, e quindi sullo sterrato l'ABS non è una meraviglia. No. Ma sterrato per un po'. Può capitare, magari vai su passi alpini, che ci sia un pezzo, magari
di serrato, capita, eh? Una frana, una strada, ma guardi, una cosa, tra un po', tra un po' con le nostre autostrade saranno sterrate. Sì, quindi, perché adesso con il discorso Euro 5 la BS non è più disinstallata, no, non è più disinstallata, no. Quindi, poi qui c'è il tagliando che ti dice quando lo dovrai fare. Questa qui ovviamente il tasto qua di settaggio della strumentazione lo vai a toccare per impostare la strumentazione la prima volta, sì, però poi non è basta, che ci vai ma più. No, serve, mi stai serve spiegando, per cambiare certo, qualcosa. Certo. Poi c'è il setup trip dove puoi resettare il parziale, il primo e il secondo parziale, okay, però lo puoi fare anche da qua, sì, direttamente come abbiamo fatto lo prima. Lo puoi fare sia in un modo, esatto, che nell'altro. Okay. Trip 2 display, e se tu non vuoi avere il secondo parziale, okay, sulla lo posso strumentazione togliere. Lo puoi togliere. Okay. Dicevano me ne serve due, lo voglio uno solo per evitare, okay, che quando gira la strumentazione e trovatelo sempre davanti, okay, lo puoi togliere. Basta che ci levi la spunta. Okay. Ora la spunta. Cioè, ok, attivato. Adesso è attivato. Display setup invece. Qui ti puoi regolare la luminosità, ma che lo potevi fare anche prima, anche sì, prima, sì, certo. Sì. Qui c'è le aree visibili, c'è il 1, 2, livello benzina. Questo con la spunta è perché è tutto poi perché le, c'è. Le vedi nella strumentazione. Okay, se non c'è la se spunta, togli la spunta, non, si vede. Non li vedi più. Okay. Quindi te puoi togliere volendo, quello che voglio, sì, eliminare, sì, sì, eliminare certe cose che magari se ti dà fastidio, okay, un po', che ne so, magari la luminosità, una volta che hai definito, marcia, musica, sarebbe, volume. Sarebbe quella videata dove ho fatto, sì, vedere che c'è l'indicatore. Anziché qua viene in, esatto, in centro. Lo, sì, puoi, sì, togliere, sì, per avere sempre. Sì, tanto lì c'è l'hai fisso. Poi il volume della musica, la musica, la GoPro, GoPro, se non è la GoPro. No, ma adesso puoi levare. La navigazione. È stato chiamato SMS. Chiamate aperte, c'è tutto. Cronologia, c'è tutto, interfono, adesso qua non è spuntato, se hai l'interfono Bluetooth, quelle cose lì lo puoi. Eh sì, attivare. Lo farò perché ce l'ho. Lo posso, allora, connettere. Se lo vuoi attivare ci metti la spunta. Sì, sì, sì. Vai, sì, sì. Viene già attivato. Sì. Sì. Poi c'è il nome del cavaliere. Sì, quello che dobbiamo fare adesso. Il cambia marcia sarebbe il contagiri, mm, al raggiungimento dei giri, diciamo del rodaggio, perché la bicicletta bisogna veramente di fare il rodaggio, il contagiri ti inizia lampeggia. A lampeggiare, ti, che ti mette ansia. Esatto, il rodaggio. Devo bisogna stare guardare 4.000, il libretto 5.000. Usa manutenzione, però è così fatto che i primi 500 km non si possono superare i 5.000 giri, da 500 a 1.000 aumenti i 1.000 giri, 6.000, da 1.000 a 1.003 altri 1.000 giri, quindi 7.000, da 1.003 a 1.006 non puoi superare gli 8.000 giri, questo in ogni marcia. Okay. Però io aggiungo i primi 150 km, che poi sono quelli più critici, diciamo, per la durata del motore, eccetera, eccetera. Se puoi tenerti invece che a 5.000, 4.000, è ancora meglio. Come facciamo? Devo, sì, farli da qui a domenica. E vabbè, ma 150 km si sono fanno abbastanza. Sì. Poi vabbè, se li fai sulla statale, perché 4.000, sì, giri, sì, vai via. Lo so, cioè, lo so. Sì, facciamo una orecchia. Però vale la pena indietro. Perché... Allora il rodaggio comunque va fatto, certo. Cioè quelli che dicono che non bisogna fare il rodaggio ai, no, mezzi. No. Però è vero, palla. Posso chiedere una cosa, è vero che ma mi hanno consigliato che quando sei sui giri che la moto è calda, ogni tanto fa anche bene darci una. Ogni tanto? No. No, conviene, no, perché conviene sempre a tenersi. Com'è che c'è il termine che si dà molli? Sì, no, perché l'altra volta mi dicevo nostro carburatore, ancora dice il pulisco qualcosa. No, ma poi è proprio il fatto che il motore va su di giri, perché dicono 1500 km? Adesso più 1.600 perché è tradotto esattamente dalle media, perché ci vuole anche un certo tempo per fare il rodaggio, quindi tante volte il motore si è, 1.500 km si scalda e si raffredda, si scalda e si raffredda, e fa in modo che i metalli si stabilizzino, si temprino. Se tu invece vai, il motore è nuovo, quindi è più duro, ci sono più attriti eccetera eccetera, e ci tiri, non si rompe più come una volta era solo sospendo perché sennò andava via. Una volta i motori erano meno precisi, c'erano le tolleranze diverse, i materiali erano più scadenti eccetera eccetera, quindi se andavi oltre un certo numero di giri rischiavi di spaccare tutto. Qua non spacchi niente, il problema è che magari poi arrivi al tagliando, guardi, del motore non c'è più olio, cioè, perché si deformano
le fasce elastiche, i raschi a olio, quelle cose lì, perché adesso le fasce elastiche sono sottilissime e quasi non servono più. Visto che bei no, però per avere meno attrito sono fini, però si possono anche deformare facilmente, per cui diciamo che questo. Il rodaggio va fatto. Poi tante volte anche la macchina dice questo rodaggio sono pregonato, non paga, perché qui devo fare 1500 km. Lo devi fare per dei mesi a fare il rodaggio, lo fanno, lo dicono perché non sanno che non si rompe, perché il rodaggio è una rottura di palle per il cliente. Bella anche la, che dici, lo scarico? Bello. A me piace tutta. E ora sentirete però il rumore è un po'... Diesel, siamo abituati. Perché? A questo rumore è un tre cilindri un po' più grave del solito. Ora devi accenderlo. Ma guardi, è normale che sono dell'olio, perché un chilo di 20 km per me 750 grammi è normale. Su 1000. Beh. No, non esiste. Guai, non esiste, però loro. No, è la regola mondiale, però. Allora, facciamo l'accensione. Vabbè, l'avviamento. Dai, Isda, però devi avviarla tu. No, facciamo così. Oggi posso mettere il mio nome che mi dice sì, buongiorno sì. Isabella. No, buongiorno. Aspetta, no, perché c'è il nome. No, c'è il nome. Sì, c'è io l'ho messo cavaliere. L'altra volta, nome del cavaliere. Nome cavaliere. Ma non ti è uscito? Tradotto. No. Io l'ho messo l'altra volta a un cliente, la prima volta che mi ho consegnato, poi non usciva niente, ce l'ha messa a fare, non so. No, poi invece ho letto che qualcuno ha detto, ma non è uscito, ma sì, ma come hai fatto? Ma si vede che... Insomma, alla fine... Perché di solito, lo Scramble 1200, ce l'ha, le altre volte ce l'hanno, e si esce fuori, buongiorno. Eh sì. Anche questa, in realtà, l'ho visto, io l'ho visto. Perché se c'è il nome del coso dovrebbe essere sì. Così. Magari ce lo mettiamo e vediamo. Vediamo. Allora, display setup, revisibili, cambia marcia, nome del cavaliere. Cambia marcia, allora eravamo nel cambio marcia. Sì. Il cambio marcia... Ora è rodaggio. Ti fa. Allora, quindi, secondo la tabella del rodaggio, quindi adesso a 5.000 giri ti vampeggerà. Okay. Poi quando scatti da loro 480 km, che traducono esattamente da 1.000 km, da 500 a 1.000 farà lampeggerà a 6.000. Tu mi hai consigliato per i primi 150 quando è finito il rodaggio tu dici poi che cacchio mi serve sta fare, lo puoi mettere su normale, dal fuori giri, cioè ti lampeggi. Sì. Personalizzato vuol dire che tu puoi fissare un numero di giri al quale tu vuoi che lampeggi, cioè sì. Ma potrebbe essere un affare, puoi metterlo a 7-8.000 giri, puoi fare così, perché 12.000. Già a 7-8.000 giri questo mettere qua per le strade. Lei è da 12.000, altro che 7.000. No, ma siccome un motore che tira in basso, sì. Non serve tirarci, non è un 4 cilindri che fino a 4-5.000 giri è vuoto di questa cilindrata qua. Questo va già, cioè te vai 6-7.000 giri già ti diverti. Sì. E quindi lo posso fare io questa cosa di togliere il rodaggio? Pensavo che invece lo facessi voi. Sì, no, basta solo andare giù e spuntare. Togliere la spunta e metterlo su normale, personalizzato, oppure si può disattivare direttamente. Se uno non vuole che lampeggi niente, lo disattivi. Okay, sempre il solito discorso, ci vai giù con il joystick, poi, ora vai e poi confermo. Adesso torno indietro. Poi il nome del cavaliere ce lo mettiamo Isabella, giusto? Metti Lady Isab. Quante lettere ci stanno? Lady Isab. L-A-D-Y. Quante lettere ci stanno? Non lo so, ma quello non me lo ricordo. Allora, Il nome, ragazzi, io avevo pensato a Audrey, come Audrey Hepburn, perché Audrey è inglese, un nome inglese. Sì. Aspetta.
questa, la mia moto è stata immatricolata il 21 giugno, esattamente un mese prima del mio compleanno, il 21 luglio. È già cancro e in più la ritiro il 25 di... aspettate, sì, cioè tutto è sì, 25 di giugno. Audrey, come onomastico in Inghilterra, è il 23 di giugno. Cioè, capisci che è tutto troppo incastrato. Segno zodiacale Scorpione, che è il mio ascendente. Cosa ne pensate? Audrey, vi piace? Perché volevo un nome inglese. Lui ride, dice, questa qui è una pazza. Ma dai, ne avrei detti di pazzi, no? Ognuno le sue. Ognuno le sue. Non mi piacciono tanto questi catarifrangenti gialli, ma ci sono. Le frecce sono, sono gialle. Di legge. Sono usciti con l'Euro 4. Io l'ho strappato e ci ho messo dei LED. Sono usciti con l'Euro 4. Se uno, se uno trova un pignolo con l'auto, si rompe le palle. Poi mi consigliate Matteo, se... sì. C'è un po' di noi. C'è un po' di onda, sì. È show. Ecco, vedi, thank you. Show. Lady Isa. Isa, vabbè, Lady Isa va non bene. Ci sta, no? Non ci va bene Isa? O... Isa, Isa va no. Bene. Dai, Isa, dai. Si chiama Isabella? No, 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 va bene così, Lady Isa. Senza la B. Senza la B, Lady Isa. Ok. Va bene. Poi abbiamo la lingua anche, ma quella ok, vabbè, la lingua l'ho già messa sull'italiano, se non c'è lasciata le varie sì? Lingue, ovviamente. Poi l'unità di misura... distanza consumi chilometri, adesso okay, in chilometri bravissimo. Che sarebbe mercato giapponese sì, è meglio. Ok, temperatura in gradi centigradi, la pressione dovesse avere il TPMS espresso in bar serve se dovesse avere il TPMS non ce l'ha il TPMS non ce l'ho fatto mettere, costava troppo, no. Va bene no. No, l'orologio puoi settare su 12 ore, su 24 ore, poi se vuoi regolare le ore ok. Vai, è già, sì, già messo sì, giusto. Sì. Adesso no? È già regolato. Per, sono, regolato no? Con, sì, l'ho regolato sì, col computer. Perfetto. E i minuti uguali. Sono le 19, no? No, 19 di fatti zero. Sì, sì, sì. E la data uguale, stessa storia. Cioè, è già fatto. Anno, mese, giorno, poi vai sull'anno, ma adesso è già. Già sì, parlare che tu me ne già attivato. Ma che bello. Non ho visto che andavano loro per l'ora legale o saluto? Com'è? Per l'ora legale invece. Allora legale te lo devi fare no va reimpostata Allora poi andiamo nel Bluetooth qua c'hai chiamate sono mezz'ora di ripresa bravo andiamo c'è tutto se andiamo nel Bluetooth qua c'hai chiamate comporre numero sì vabbè ma io queste cose solo autorisposta musica sì. La musica adesso non c'è niente vuoto. Poi dispositivo, questo è importante perché sì, serve per quando paring. Devi accoppiare il dispositivo. Schiacci qua e fai la ricerca, devi attivare il Bluetooth sul telefono e poi... Vabbè, lo faccio poi a casa, con calma adesso. Devi attivare il Bluetooth sul telefono e poi devi fare... cosa c'hai un... No, non ho l'iPhone, Android. Android forse meglio perché con l'iPhone puoi fare un passaggio in più. Okay. Però se te attivi Bluetooth, gli fai ricerca, lo vede e poi gli dà la conferma. No, faccio dopo, fa adesso. Vabbè, ma forse per così. Ma già che c'è, fa 30, facciamo 31. È che... Io stacco qualcosa perché le batterie sì, meglio, sono meglio. Sempre su sul quadro. La borsa sopra perché non c'è spazio di niente. Non so che la batteria lo stesso. Ci ha fatto montare il caricabatterie di mantenimento. Passeggeri. Ma se l'ho avuto tutti i giorni magari no. Cosa? Sì, ma il tutore di carica serve. Allora, accendo il Bluetooth. Proviamo. Senta perché se no. Quando io ti stalkerizzo la chiave la chiave sarebbe quando ti indica che devi fare il tagliando okay. Quindi niente di allarmante è una cosa che scatta al chilometro o alla data sì. E non è che la moto ha bisogno di fare nient'altro è solo un ricordo l'ABS e lampeggia solo perché siamo fieri l'ABS è proprio lo tipo okay. Sì, lampeggia perché siamo fieri Allora, Bluetooth abbiamo detto dispositivo, ricerca, devi abilitare Oppo A72, no. S20 di Isabella. Eccoli. S20 di Isabella. Conducente. Conducente. Ok. Abbinamento. Okay, associa. Perfetto. Accoppiamento riuscito. Adesso devi scaricare. Devo scaricare se non l'hai già fatto, della Triumph. L'applicazione della Triumph perché prima devi abilitare il Bluetooth e accoppiarlo. Poi
certo. Scarichi l'applicazione e poi tramite certo. l'applicazione poi posso fare tutto quanto. Va bene, tutto ma quanto. Lì poi mi ci perderò. Lado, sono a mezz'ora di ripresa, sto girando un film. Eh no, finiamo di girare almeno, poi possiamo. Ok. Poi vabbè, qui c'è tutto il resto. Sì, ma questo poi me lo faccio io. Chiamate rifiutate. Sì, chiamate... sì, sì, questo ci studio. Poi e poi il nome, se vuoi mettergli un nome. Tu, certo che tutto, ci metto il nome. Hai capito che tutto. Sono una mamma. Ho capito. Poi se alla fine hai fatto pasticci che non capisci più niente, ripresi in valori e mi è andato male. Ritorna non tutto. Succede niente, esatto. No, ritorna tutto come, come, all'origine. Come di fabbrica. Okay. Poi cosa c'è ancora? Ripresi in valori e basta, finito lì. Poi per quello che riguarda invece il resto, ci sono le varie spie, le spie ci sono le spie gialle okay. e le spie okay. rosse. La spia rossa è la spia della pressione dell'olio, se accende la spia rossa bisogna sempre spegnere il motore perché sennò si fanno dei pasticci. Vuol dire okay. che la o pressione manca la pressione, non c'è pressione dell'olio nel motore, quindi vuol dire che o non c'è olio o la pompa non pompa olio, quindi senza olio il motore si inchioda, quindi bisogna spegnere immediatamente e chiedere aiuto. Okay. Le altre spie che sono spie gialle sono spie di attenzione, quindi la spia dell'APS adesso lampeggia perché è un controllo diciamo certo. sulla spia. È il check iniziale. È un check iniziale sulla spia. La spia dell'ABS se si accende fissa vuol dire che l'ABS non funziona, okay, semplicemente non funziona, ma è la parte elettronica diciamo che non funziona, meccanicamente il freno funziona, quindi uno si accerta che freni e puoi proseguire, puoi proseguire. La spia dell'iniezione invece è una spia che è collegata alla centralina. Questa spia qua ce l'hanno anche adesso tutte le macchine eccetera eccetera, è una spia che ripeto è collegata alla centralina. La centralina un computer vede i sensori, vari voltaggi eccetera eccetera, e se c'è qualche cosa che non va, che non è nei parametri, si accende la spia. È una spia gialla. Uno quando si accende la spia, la prima cosa che deve fare è accertarsi che tutto funzioni. Se tutto funziona puoi proseguire senza problemi. Okay. E all'accensione della spia si genera un codice che rimane memorizzato in centralina. Se te sei a fare un giro, chissà dove, magari di più giorni, se accende questa spia, vedi che tutto funziona, te vado, vabbè, certo. vai, prosegui. Se hai un concessionario vicino, magari vai a vedere se fa qualcosa di importante, di cosa. Se no, se non hai possibilità, puoi continuare. Qua, e tu c'hai in memoria. E in memoria rimane il codice. Però dopo una serie di accensioni e spegnimenti, questa spia sparisce. Sparisce comunque. Rimane sparisce, però rimane okay. memorizzato il codice. Le luci si spengono quando si spegne le luci, insieme oppure no? Le luci sono sempre accese. Ok, si spengono quando si spegne. Sì. La luce c'è cioè, qua. Ho visto. Commutatore abbagliata, non abbagliata. Per alzare e abbassare il cupolino? Non c'è, lo fai con la fantasia. Però ci ho pensato un attimo. Però guarda che si può regolare solo in precarico. Si può regolare la sospensione posteriore, regoli il precarico. Regoli, però, sì. però è meccanico, credo che sia sì, meccanico. Con la gear. Sì. C'è una chiave in dotazione. C'è no, ma dato il kit pulizia e i pezzi che avete tolto sì, di qua. Sì, nella busta c'è una chiave sì, fatta sì, la classica che serve per regolare, però adesso è regolato al minimo e per te va bene così. Poi la sospensione è nuova, quindi sia davanti che dietro ha bisogno di rodaggio anche dura, perché la sospensione quando è nuova è più dura. Poi man mano che vai si un po' più morbida. Ci sono domande che dobbiamo fare prima di andare di qua, a livello meccanico, a livello... Sì. Se avete bisogno di controllare i livelli, il livello dell'olio si controlla tramite la stina. Questo è il capo di carico, questa è la stina. Okay, lì devi svitare la stina, la pulisci, la riavviti. Poi quelli da riavvitare questa. Sì, riavvita tutta, non si lascia appoggiare. Perché se quando la riavviti tutta vedi qual è il livello. No, perché il 90% poi, devi solo appoggiare. La moto ovviamente deve essere in piano, il motore deve essere freddo. Freddo, sì. Se invece l'hai messo in moto la moto, quindi l'olio ha circolato, devi aspettare quei 5-10 minuti in modo che tutto l'olio ritorni nella coppa. Non ce l'ha cavalletto centrale sto qua, no, non ce l'ha. Ripeto, il motore freddo, eccetera. Metti la moto dritta sì, in modo sì. che si livelli l'olio nella coppa
e poi con la botti giù e controlli il livello. Ah, okay. Cioè, okay. La zigrinatura tra minimo e massimo e lo vedi, adesso è a posto per controllare. Per quello che riguarda invece di quello che sono vaschettino, ce l'hai qua sul cavalletto. Ma non ce l'ha centrale? Sul cavalletto? Sì, sì, sul cavalletto. Si vede anche da devi, sì, vedi sì, anche sì, qua. Sì. Appoggiare e guardare. Per quello che devi andare per la spalla. Ah, sì, sì, sì. Sì, 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 si vede. Sei a posto. Altre cose che mi... Ah, la catena. La catena va bene. La catena va ingrassata. Ogni boh, 500 km sì, più o meno, poi dipende, vabbè, dipende anche dall'acqua, dipende tanto dalla strada che sì, fai, esatto, sì, perché se viaggi con l'acqua ovviamente l'acqua, allora, non, anche se è una cosa grassa comunque l'acqua lava. Eh sì, sì. No, poi devi vedere, ti chiedo, sì, no, devi vedere i rullini, il livello della... dell'olio, quanto ho capito forse. Ma controllato con il cavalletto? No, no, ho controllato la moto sulle sue ruote e la moto deve stare dritta. Deve essere in due allora, no? No, no, perché uno se riavviti la cosa, poi da solo metti la moto dritta, non vai oltre, la metti dritta così, in modo che, e poi butti giù, riapri e controlli. Cioè, il livello lo fa, no, il livello lo fai quando raddrizzi la moto. Il livello si fa quando si raddrizza la moto. Esatto. Perché l'olio adesso, sì, con la sì, 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 ma sì, deve essere in due. Perché? No, 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 no. Da solo? No, 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 da solo. Tu lo svita. Uno svita, pulisce, riavviti. Poi da solo metti la moto dritta. Ok, prende il livello. Mettendo la moto dritta. Ah, ma lo dice qua. No? No, no. Lo dice la stina, no, lo dice la stina là. Perché lui dice che se ce lo rimetti che è ancora piegata non te lo prende bene. No, io dico che adesso se lui dovesse controllare l'olio, sì, deve tenere la moto dritta. No, sì, ma un attimo. Scusi, l'olio bagna la stina, ma non è una cosa che scompare. Sì. Ah, ho capito cosa vuoi dire finalmente. E una volta che hai bagnato, non mi fiderei. Li fa il segno. Non è mica, mentre con Vasile e Occhina. Non è mica, ma no, non è seguito. Ma non chinga nave. No, cioè, quando è controllato mi guardi. Tranquillo che se non ci seguivo. Non è mica silicone, vedi che guarisce. Ho capito finalmente che sono arrivato. Poi se per vedere se la catena è secca, allora intanto non bisogna imbrattarla no, con quintali di grasso perché non serve. Possibilmente olio da poi, catene. La catena è una catena con un ring, quindi praticamente sì, è già, cioè la porcheria non ci va dentro. Sì. Quindi la verificazione della catena serve perché corra tra corona e pignone. Cioè. Quindi cosa serve? Che sia lubrificata all'interno. Cioè, all'interno. Te lo vedi quando ha bisogno perché vedi che è secca, vedi che, sì. Vedi che i rullini sì, diventano lucidi, secchi, allora ci dai una passata. Lasciamo venire lucidi. No, no. Ci dai una passata. Poi no, ho preso il kit la moto ha sul forcellone il posto per mettere i, come si chiama, sì, le... Per il cavalletto, cavalletti. Esatto, se uno avesse uno di quei cavalletti con le forchettine, poi... Non l'ho preso perché col fatto che penso di non tenerla ferma, però se un domani magari la prenderò. No, ma però per servizio può servizio essere comodo, non lo so. Nel box, se hai un box. Sì, il box ce l'ho, piano piano ora, nei prossimi. Sì. Anche perché domanda, la griglia qua per la protezione? Ho visto che è uscita, cosa mi mettono? La sella è un optional. E poi anche il come si chiama? Ah, il puntale sotto. Il puntale, c'è chi mi dice che si rompe. Ma è roba estetica. No, quello lì non si dice sicuramente perché sono due pannelli laterali così, cioè sono chiusi. No, 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 a me piace che scarico, dai. Così. Quelli che sono chiusi sotto sono... Chiedevo se c'era qualche optional più indicato. Quelli che sono chiusi sotto ne sono in effetti dei raccataromenti, perché si va dentro tutte le pietre. Questo qua sono solo due luci laterali, ma è solo d'estetica. È una cosa estetica. Invece la griglia qua davanti era dietro non... Ma no, leggevo che ci sono più di 45 accessori dedicati a questa moto. Ah, ti sei informato, Matteo? Certo. Certo. Ma è bella, non l'ho preso, però se tu hai messo la borsa da serbatoio e se viaggi con quella ti fa lo stesso uso perché la borsa... mi piace di più. No, è più bella senza. È più bella senza. Tanto non ti ripara dal vento quel cupolino, un rimane pochettino qua sotto. un pochettino fa, no, rimane qua. Certo, vabbè, dai, un pochettino fa perché ti... andiamo a Caponardo. Certo, se vai a Novara tutto moscerini sul petto, che è quella che dà fastidio, però quando la borsa da serbatoio fa lo stesso identico. Esatto. Sì. Si prende con la borsa da serbatoio.
Poi io sono dell'idea che la moto nuda è la più bella. Oh. Perché no? Perché laddove ti diverti, cioè nelle curve, non c'hai davanti questi ambaradanti, parabrezza, eccetera, eccetera. E poi dove ti rompi le palle, che è autostrada, visto che ti rompi le palle, prendiamo un po' d'aria, bene, bene. È buono, no? È giusto. A me piace nuda la moto, poi ognuno ha i suoi. Bene, bravo. Complimenti, grazie. Sempre a voi. Grazie. Abbiamo cominciato con le GR 300, con le Gucci Falcone. Sì, no, fate conto. Io sono sempre andato, però... Oh, la GR 300. Piace? Allora, promossa. Bella, bella, bella. E venire, ho detto un caso. Facciamo una ripresa dentro il negozio. Io credevo di sognare. C'è. Bene. Perché vedi, è grossa la metà di questa. Metà. La metà. L'unica cappella